Stamattina si festeggia il trentennale della storia della destra italiana. Seguite il servizio. Pietro Diodato, 30 anni di storia, manca qualcosa all'appello, però Pietro, cosa manca? Ma manca Alleanza Nazionale. Voglio dire, nel 2009 commettemmo l'errore, ma io non votai a favore dello scioglimento di AN per confluire nel PDL, eravamo 30-40 di noi con Roberto Meni ed altri, non ritenevamo che fosse giusto liquidare la nostra storia per affidarla nelle mani di un venditore di tappeti, con tutto il rispetto per la figura di Silvio Berlusconi. Avremmo dovuto fare ciò che fece Bossi, non è accaduto e alla fine ci siamo comportati come quei popoli dell'Amazzonia che al contatto con la modernità si sono estinti. Questa è stata l'Alleanza Nazionale. In realtà era una trappola, un pacchetto preconfezionato. Credo che ci sia stato anche qualche contributo interno. La mano interna non è mancata e d'altronde quando io poi un anno e mezzo dopo ho incontrato Fini per altri motivi, ne autoconferma. Pasquale Viespoli, un percorso lunghissimo in questa storia della destra, è un punto di non ritorno o c'è la possibilità di una rinascita dal tuo punto di vista e dall'alto della tua grande esperienza? Ma io insomma sono molto legato a questa riflessione sul lungo itinerario della destra di governo che per me è iniziata nel 93 quando al di là di ogni previsione riuscì a diventare sindaco di Benevento rispetto ad un'ipotesi che poneva, diciamo, la destra non in funzione subalterna rispetto al moderatismo ma in funzione centrale rispetto al cambiamento. La destra fu sdoganata per via popolare e per quella strada è arrivata al governo nazionale. Non sempre siamo stati all'altezza della sfida, però è opportuno fare una riflessione non tanto per rivendicare il passato, ma perché quell'esperienza è utile per il futuro, per riposizionare la destra politica italiana in modo continuamente centrale nello scacchiere politico. Grazie Pasquale. Mario Landolfi, Mario, un traguardo non raggiunto, un traguardo perso, cosa sta succedendo in quest'area della destra che per certi aspetti si può dire anche un po' nuova? Ma insomma, con uno sforzo di fantasia si potrebbe. Oggi noi parleremo della destra a 30 anni dalla sua rifondazione che coincide poi grosso modo con il progetto nato a Fiuggi, quindi quando il Movimento Sociale Italiano ha cessato di esistere, si è trasformato con l'apporto di rappresentanti di nuove e altre culture in Alleanza Nazionale. Io penso che quel progetto oggi sia ancora valido, sia ancora un faro per la destra che c'è, le radici erano profonde e quel progetto è ancora può essere ancora un faro per guidare la destra in questi tempi attuali. Giuseppe Scopelliti, stamattina si festeggia, si ricorda, che cosa succede? Di cosa parliamo stamattina? Ma si ricorda un po' una storia importante di una destra che era una destra inizialmente che era fuori anche da, diciamo così, da quello che è l'equilibrio, non soltanto gli equilibri, anche non riconosciuta dentro il Parlamento e grazie a Giorgio Almirante è diventata tale. Poi è diventata una destra di governo con l'esperienza di Gianfranco Fini, con la sua grande lungimiranza e oggi è una destra del governo, quindi una fase che ha portato questo movimento, questa idea, questo grande partito ovviamente a diventare poi la prima forza del paese e questo è un motivo anche ovviamente di soddisfazione. Ognuno di noi magari vorrebbe rivendicare nel suo piccolo di aver partecipato e ricordare le nostre... Certo. Quindi questo è l'obiettivo credo di questa iniziativa. Prevedi una rinascita di qualcosa, un accodamento, cosa prevedi? No, io francamente per quello che mi riguarda sul livello una festa fine a se stessa. È una festa fine a se stessa, tanto per
per mantenere anche un po' vivo, accesa quella fiamma, esatto, che un po' si è assopita, e poi quando tante volte anche quando si è al governo non c'è il tempo per, anche per prestare l'attenzione per i vecchi, diciamo, dirigenti di una vita, e quindi quello credo che Piero Diodato attraverso l'associazione abbia voluto oggi ricordare la destra attraverso questa nostra presenza. Noi siamo tutti espressione di una destra che oggi, diciamo, non ci vede impegnati in prima persona. Sì, ma la nostra destra è quella che porta con sé la fiamma, è la fiamma che ci portiamo nel cuore, che è la fiamma che ha sempre illuminato il nostro cammino.